Poi raga, benvenuti, bentornati in questo nuovo video. Io sono Erbacci, ragazzi, oggi non sono qua da solo, cioè nel senso sì, sono da solo qua, mi sentirete da solo parlare come sempre, come un coglione, però nel clan non sono da solo perché sono qua con Ian. Ian lo conoscete tutti, ve l'ho portato più volte, saprete già che deck utilizza. Di base utilizza l'arco X, lui è un grandissimo player di arco X 3.0, 2.9, insomma 3.0, siamo lì, col Cavaliere S-Golem cambia poco, comunque quel mazzo lì già conoscete. Però oggi ve lo porto e ci porta sul canale un altro deck. Ragazzi, un deck che vi starò facendo vedere adesso, con il quale è primo al mondo in questo momento, a metà season circa, è iniziato da circa 2 settimane, quindi a metà season. È un deck che dici, ma che è? Un mazzo quasi fatto a caso? Sì, ha la sua win condition, ha la mongolfiera come win condition, però di base sembra un deck fatto a cazzo di cane, a caso, carte messe lì. No, non è così, perché è un deck che a quanto pare funziona, molti player ci stanno facendo le sfide grandiose. E oggi andremo a vedere come funziona effettivamente questo deck. Vi lancio anche io, diciamo, una sorta di challenge. Se arriviamo a 1500 like, ok, 1500 like onesti, vi faccio una sfida grandiosa con questo mazzo. O in live, ovvero, insomma, in live streaming su Twitch, oppure vi faccio un video, poi decidiamo. Comunque, raga, l'intro sta diventando troppo lunga, quindi avete già capito di cosa tratterà il video. E niente, già vi ricordo al volo di seguirmi veramente su Twitch perché sto streamando solo e unicamente lì. Quindi, raga, seguitemi su Twitch, trovate il link in descrizione. E su Instagram, ovviamente, che vi metto sempre la storia quando vado in live e quando escono nuovi contenuti come questo. Ragazzi, adesso si inizia con le partite di Ian. Con questo mazzo andiamo a capire come effettivamente worka nel meta, perché a quanto pare potrebbe essere anche un deck in meta con queste carte. Quindi, prima partita di oggi, ragazzi, contro questo player che attualmente sta 15esimo al mondo con Logbait, raga, quindi a quanto pare un ottimo player di Logbait, 15esimo al mondo, ragazzi, con Logbait, quindi entriamo in partita. Allora, raga, anch'io non so come funzioni questo mazzo, quindi sarà una cosa nuova per cioè entrambi un cazzo, insomma, per me e tutti voi che state guardando questo video. Allora, vabbè, qui splitta gli scheletrini, una classica giocata quando c'è un mazzo con gli scheletrini. Ice Wiz al fondo, quindi comunque non attende. Forse conosceva anche il deck dell'avversario. Qua fa tornado e non tronco. Ok. Beh, non si prende danni. Oh, qua raga, cioè pecca in mano, fa pecca. Pecca così? Pecca così. Aveva una tronco, volendo poteva anche tirare, visto che comunque il barile non aveva più in cycle. E decide però di fare un pecca così, ragazzi. Questa è una giocata che di base sembra un po' una cazzata. Però ci sarà un motivo, penso. Se l'ha fatta. Comunque, questo pecca ovviamente mandato a morire. E Nicola ha difeso senza problemi, perché alla fine un pecca dal ponte così, con Logbait si difende senza problemi sto pecca. E anche un'altra mongolfiera messa un po'. Raga, non sto capendo, eh. Io vi giuro, avete visto, sta prima al mondo con questo mazzo, Ian. Non sto esattamente capendo. Ok, qua gli scheletrini buttano giù la principessa perché non aveva né un High Spirit né una tronco Nico per difendere quella principessa. Quindi comunque buono per Ian qua. Allora, il matchup comunque a me mi sembra di Nico, raga. Cioè, senza dubbio, perché ok che ha tronco è tornato Ian, ma come fa a passare? Come fa a passare? Qua fa tronco. Come fa, raga? Pensateci, come fa a passare contro Logbait? Quindi sono proprio curioso di vederla questa partita. Diciamo che Ian ha iniziato con due mosse che mi hanno lasciato abbastanza perplesso, ragazzi. Un pecca al ponte sulla principessa e una mongolfiera al centro. Va bene, vediamo qua come se la gioca invece. Vediamo qua come se la gioca, che c'è una Tesla centrale per il player di Logbait, Nico 26, che non conoscevo sinceramente. Eppure sta 15esimo al mondo, quindi. Allora, qua arriva un'altra mongolfiera al centro, così che va direttamente sulla Tesla. Una tornado non bellissima. Qua Nico poteva anche salvarsi con la principessa, perché aveva sia l'esir per il cavaliere sia per la gang. Però decide di non salvarla e va con un altro barile. Fireball per Ian, che non aveva la tronco in cycle. E ok, Spirit al ponte per Nico di attesa. Arriva anche una tronco, sempre diciamo di attesa, di cycle, e farà anche qualche danno a torre. Ovviamente Nico qui è in vantaggio, la sta in verità anche amministrando. E arriva un altro pecca dal fondo. Nico comunque tira sempre i barili, non rischia le razzo, anche se fa pecca dal fondo, non è che ci tira razzo su pecca, anche perché è essenziale per la mongolfiera, anche se finora non è stato necessario tirare alcuna razzo sulla mongolfiera, visto che l'ha sempre mandata a morire sulla. Ecco, adesso la tira invece. Adesso la tira. Raga, non so veramente come possa. Brutto anche sta Swizz. Ian sta facendo degli errori. Allora, già il matchup è bruttissimo. Sta anche sbagliando. Io non capisco come possa vincere sta partita. Comunque, vediamo, raga, ripeto, sta primo al mondo. Io penso che con un deck del genere forse manco top 1000 farei. Non lo so, però siamo qui apposta per vedere come questo deck possa workare. Qui arriva un'altra tronco, Rocket, come sempre per Nico sulla mongolfiera per non rischiare niente. Giusto che sia così, ragazzi, eh. Perché non vi fate
trarre in tentazione di lasciar stare quella mongolfiera, tanto di te, vabbè, lì sola andrà sulla Tesla. No, raga, meglio sempre farci la razza in questi casi. Tanto è un 5x6, va bene. Qui comunque scheletrini. Però arriva il danno del barile a sinistra che era sfuggito, eh. Netto svantaggio, ragazzi. Netto svantaggio Ian. Manca solamente un minuto e pochi secondi a fine della partita. Arriva la razza addirittura. Si attorno. Forse la. Ah, no, no, no. Stavo di forse la missa la vince così. In verità, no, non l'ha missata. Boh, a questo punto pensavo potesse missare sta rocket. E invece no. Invece no. Allora arriverà un'altra pecca dal fondo, sempre sulla sinistra. Sì, ragazzi, questo è tipo il decimo pecca che. Fa posizionato sulla sinistra in quel modo. Qui tronco sempre. Quanto è il mazzo di Ian? L'avremmo visto prima, raga, che ve l'ho mostrato sul profilo, ma. Non mi ricordo quanto è di cycle. Vabbè, voi forse l'avrete visto. Vabbè, nel senso. Sicuramente cicla abbastanza. Io penso sia tipo un 3.2. 3, no, 3.2 non esiste, raga. 3.3 tipo. Oh, attenzione a quella mongolfiera che rimane in vita. Potrebbe togliere quella Tesla? No, non la toglie. Raga, come cazzo la vince sta partita? Mancano 50 secondi e non è riuscito a fare un danno, raga. Gli unici danni che ha fatto sono stati con qualche tronco, una fireball forse. E qui ancora razzo sia a torre sia sulla mongolfiera e non la missa, quindi. Oh, doppio pecca qua, eh. Qua doppio pecca sicuro. Sì, esatto, qui arriva un doppio pecca. Sì, al massimo è 3.3 il mazzo, perché già che riesce a fare un doppio pecca così, è un mazzo che costa poco. Allora, qua una tornado, vediamo se la Squeezie riesce a far fuori la principessa. No, attenzione però a quella. Oh, forse qui arriva la hit. Ecco il primo danno, ragazzi, eh. Forse doppio? Non ci credo, ma che cazzo è successo? La vince così, raga, vai. Dal niente Nico si ritrova la torre a 300. Ian ce l'ha ancora a 1.900. Dal niente è passato in. Niente, raga, GG. Fireball. Tornado. E let's go per Ian. L'ha vinta con tanti errori. Però, raga, non ha mai mollato. Più 17. Ok, più 17 per Ian. Una partita così tesa. Un matchup brutto. Un più 17. Raga. Ok. Bene, andiamo con la prossima partita contro Uroboros, che sta 18esimo al mondo, anche questo altissimo, raga, top 20 mondiale pure questo, oh, ma tutti i player lì gagliardi, eh, top 20 mondiale pure sto qua. Vediamo, raga, il mazzo, anche questo mi sembra difficile per Ian. C'ha le reclute per il pecca, cacciatore fireball per la mongolfiera, pure lancieri volendo. Vediamo, raga, anche questa sarà molto curiosa come partita. Allora. Ian, guardate il cycle di Ian. Cioè, qui può fare una tronco. Ok, farà una tronco. Ovviamente l'ha tirata prima dei lancieri. Altrimenti avrebbe aspettato almeno di prendere quei due lancieri. Non che faccia la differenza. Allora, vediamo se qui fa tornado. Ok, Swizz. Forse ne entra uno. Ne entra uno. Ne entra uno. Allora, non ha voluto rischiare la tornado per attivarsi la centrale con gli spaccamuro. E va subito di mongolfiera. Ok, va subito di mongolfiera. Fireball. Qui c'è un bruttissimo cycle, raga. Qua mongolfiera abbastanza fortunata. Vediamo se riesce a fare il cacciatore l'avversario. Non riesce. Cioè, in verità sarebbe riuscito, ma ha preferito non farlo. Preferito non farlo in vista di quel pecca che ha messo sul miner Ian, eh. Quindi, raga, qui è ancora un pecca prematuro perché l'ha messo sul miner. Prima sulla principessa, adesso sul miner. E una mongolfiera anche molto tirata lì. Però ha avuto fortuna nel cycle qua, Ian, eh. Tronco. Tronco ottima perché in verità porta via tutte le regole e costringe l'avversario a dover difendere quel pecca ancora. Cioè, lancieri adesso, vediamo se riesce a farli. Sì, riesce, ma non so se quel pecca basta. Intanto, raga, voi state vedendo la difesa di Ian a destra. Io stavo vedendo più che altro quel pecca che non hitta. E la difesa l'ha fatta ottima. Tornado. Ha fatto una Tesla ottima sul cannone a rotelle. Poi anche una tornado per non rischiare niente. Qui una vera tronco che prende anche torre. Prende anche torre, prende anche torre. Prende anche torre. Quindi ottimi riflessi di Ian. È riuscito a tirarla immediatamente quella tronco. E è sotto di Elisir, ma neanche troppissimo. Di 2,5. 2,5. E ha fatto dei danni qui fortunati, raga. I danni che ha fatto Ian si possono dire fortunati. Perché ha fatto una mongolfiera praticamente non first play, ma quasi. E è andata bene, che aveva un brutto cycle l'avversario, insomma. Va bene. Qua in verità ha ristabilito la parità di Elisir. E arriva un'altra mongolfiera. Cacciatore subito per Ouroboros. Raga, lo chiamo avversario perché non c'è. Cioè, Ouroboros, come cazzo lo devo chiamare? Comunque qua mongolfiera anche questa è interessante. Ha fatto reclute dal fondo e va con una mongolfiera al ponte. Ma in verità ci sta perché alla fine gli ha fatto usare altri 4 di Elisir lì davanti. Quindi ci può stare. Infatti qui si è difeso facilmente. Molto facilmente. Arriva un pecca sul cannone a rotelle. Vediamo se butta ancora la mongolfiera. Ancora mongolfiera. Qui un miner addirittura per far indietreggiare il pecca. Attenzione alla tornado. Qui deve far fireball però la bomba arriva. Sono altri 350 di danni circa. Anche di più, 370 mi sembra. 3,75 mi sa che fa precisamente, insomma. Comunque siamo lì. Qui Ice Wiz, scheletrini e gli spaccamuro non riescono ancora a giungere a torre. Neanche uno se ne schianta a torre. Qui una tornado.
Dovesse arrivare ancora la bomba, sarebbe ottimo per Ian. Raga, sta facendo danni anche così. Cioè, 375 ogni volta. Sì, fa 375, raga, comunque. Infatti, 375, quasi 400. Attenzione allo spaccamuro che entra stavolta. Forse anche il cacciatore. No, cacciatore no. Però, in verità, è ancora in netto vantaggio Ian. Non sta facendo pecca dal fondo adesso, ragazzi. Adesso... Però, ogni volta che fa le reclute, manda la mongolfiera così. Questa è una giocata interessante. Tronco e arriva ancora la bomba, ragazzi. Arriva ancora la bomba della mongolfiera e qua la vince a spell. In teoria la vince a spell, ora deve solo difendere quel cannone. No, non serve che lo difenda, raga. Perché, infatti, riesce a farla prima Ian con Fireball Tornado. E vince ancora così, raga. Pure di quella di prima ha finito l'avversario facendo Fireball Tornado. Addirittura il BM di Ian è un più 22. Ancora coppe molto, diciamo, timide. quelle che ha vinto Ian, un più 22. Comunque, raga, GG. Andiamo con un prossimo match, che vedevo di... Andiamo contro Princess Spider. Anche questo, ragazzi, tredicesimo al mondo. Tutti così. Tredicesimo al mondo, best season 28, 42, 53. Quindi due top, 3 top 50 praticamente, ragazzi. Allora, a vederli, a me sembra che Ian non ne abbia preso neanche uno fino ad ora. Anche questo, ragazzi. No, questo l'ha preso, scusate. Ok, vedete che abbiamo la prospettiva dell'avversario, quindi Ian, il nostro giocatore di riferimento, è dall'altra parte stavolta. Beh, comunque l'avrete già notato. Molta differenza. E in verità stavolta mi sa che il matchup l'ha preso, raga, a pecca Tesla. Non lo so, vediamo. Perché comunque l'avversario è uno dei migliori player di Gigante Doppio Principe. Si chiama Hadi, è un player penso arabo. I zap in predict sugli scheletrini, così che riesce a far fuori la Tesla. Allora, voi direte, magari gli avversari non si aspettano neanche il mazzo di Ian, perché è un mazzo particolare. In verità penso che capiscano subito che mazzo utilizzi, perché... Diciamo che non l'ha inventato Ian, non ve l'avevo detto, ma tipo penso l'abbia inventato un certo Betfass, che è anche Betfass un player di Xbo, Arco X. Quindi diciamo che questo mazzo lo sanno usare quelli che usano Arco X, perché sia Ian sia Betfass lo usano in top ormai mondiale. Piccola parentesi era questa. Vediamo qui subito Ian parte con la mongolfiera, Fireball per Princess Parida. Arriva anche no raga, la zap non basta per non prendere la hit. Anzi, deve farla per non prenderne due, Raga, ne prendeva due se non zappava, Quindi per forza l'ha dovuta fare. Allora, si porta subito in vantaggio Ian con un'altra mongolfiera tirata lì. Raga, questo mazzo mi sembra utilizzabile un po' per tutti. Ora, non vi sto a dire di fare pecca first play dietro mongolfiera, però... È quello che sta facendo Ian, praticamente. Sa quello che fa, perché penso un player come Ian sa quello che fa. Però, comunque qua c'è una Tesla d'attesa, vedete? Comunque le giocate che ha imparato a fare con l'arco X... Rimangono anche qua, visto che c'è la Tesla, una bella appunto Tesla di attesa e via. Addirittura una tornado di attesa per fare quei 70 di danni a torre. Interessante. Interessante, siamo già in per due, Siamo già in per due qua. Ice Wiz al fondo per Ian. Qui mette un principe a destra l'avversario e anche un gigante a sinistra. Quindi, chiaramente ha fatto il pecca sul principe, allora prova a pushare dall'altra lane, Princess Parida. Arriva però un'ottima tornado, ma il principe se ne va direttamente sulla Ice Wiz, che ne cicla un altro però Ian. Ne cicla un altro e quindi ha fatto una grande difesa ancora. Grande difesa ancora, quel pecca che va in aiuto e butta giù il principe nero, quindi ottimo per Ian ragazzi. Ha preso qualche danno dal miner. Diciamo che però la sta un po' recuperando. Oh, attenzione a questa Tesla. Cioè, alla mongolfiera più che altro, ma anche quella Tesla è interessante e deve fare sia Wiz... Oh! Raga... Qui Principe Nero non serviva però per non rischiare. Princess Parida ha provato a fare un Principe Nero in extremis. Addirittura pecca al ponte qua per Ian, sfruttando quella Tesla ancora in vita. E arriva ancora una mongolfiera, deve fare pure la Fireball. Princess Parida non basta, perché fa la Fireball anche Ian. Attenzione, la bomba arriva. La bomba arriva ragazzi, è in netto vantaggio Ian. Però qua è leggermente sotto di Lisir, ma niente di che, sotto di due raga. Arriva un semplice miner per Princess Parida, che difende con un Ice Wiz. Ian, arriva anche una tronco in cycle, stavolta il principero lo mette a destra. Vediamo raga, vediamo, perché qui sembra che la possa amministrare addirittura un'altra mongolfiera. Praticamente spamma le mongolfiere ragazzi, praticamente spamma le mongolfiere. Il deck è molto cycle per essere un pecca balloon, cioè non è il deck di Anaban che costa tipo 4 di Elisir. È totalmente un altro mazzo il pecca balloon di Anaban, ovviamente. E qua danni ne ha fatti ragazzi, mi ero perso in chiacchiere, ma danni ne ha fatti Princess Parida. Qua attenzione, perché io le partite che vi sto facendo vedere non so l'esito, perché sono tipo tante partite che vi farò vedere e
Non so se le abbia vinte tutte Ian, perché se le dovesse aver vinte tutte, le ha vinte tutte di seguito e sarebbe una win streak clamorosa, con un mazzo del genere. Io non ho visto gli esiti delle partite. Qui Fireball per Prince spari da anche la zappa e sta riuscendo a recuperarla, però è qua è molto sotto di Lisir. Forse arriva un'altra, esatto, un'altra balloon al ponte per Ian. E Wiz non ha Fireball, deve far Mega Sgherro, arriva la Fireball invece di Ian che riesce a far danni a torre. La bomba però non giunge a torre, quindi non fa danni. E invece sì, no, invece no. Però 516 li fa la spell Ian volendo, Diciamo che deve difendere qua. Fireball zappa ancora di Princess Parida sul... Fireball difensiva per forza. Stava arrivando quel Mega Sgherro accompagnato da un Miner Torre ad Ian, quindi per forza Fireball difensiva. Una Tronco che riesce a fare quei 105 di danno. Raga, qui Tronco Fireball Tornado la vince Ian, mi sa, Ancora Fireball. La vince Ian con Tronco Fireball e Tornado, raga. Vediamo. Tronco, sì. Esatto, ragazzi, esatto. E ancora porta a casa la partita con le spell. Diciamo che... Gli ultimi danni li fa con le spell, un meno 21 per Princess Pyrida, quindi un più 21 per Ian. Stavamo vedendo la prospettiva di Princess Pyrida, ma insomma più 21 per Ian. Ancora coppe molto timidine, raga. Ian sta viaggiando a forza di più 17, più 20, insomma. Non il top, anche perché sono partite tutte tese. E la prossima partita sarà contro Peg, che nel profilo, raga, mazzo di Ian, Che poi, ripeto, non è mazzo di Ian, però in questo caso lo sta giocando Ian. Vi sto portando le partite di Ian, quindi diciamo mazzo di Ian. Però penso l'abbia inventato Betfos. Magari voi sapevate già qualcosa e mi saprete dirne anche voi di più. Allora, partita contro Peg. Non penso che stesse utilizzando... Ecco, infatti no. Ok, non sta utilizzando il mazzo di Ian. Quindi va bene. Ancora però Ian che gioca, diciamo, dalla prospettiva opposta. Ma, ripeto, basta che ci fate caso e non dà fastidio. Cioè, perché dovrebbe dare fastidio, nel senso. Allora, vediamo qua. Vediamo il ciclo di Ian di carte che ha una Tesla. Vediamo se la fa. Tornado sullo Spirito Elettrico. Ok. Diciamo molto per ciclare, non perché sia una giocata da fare, ma era molto per ciclare. Un mazzo. Oh. Pekka first play per Ian, raga. Pekka first play per Ian. Ci può stare per il cycle che aveva e per il mazzo che utilizza, raga, ci sta. Gli ha fatto una terremoto di attesa bag. E allora Ian decide per spezzare il ghiaccio di fare un bel Pekka dal fondo. Raga, per il mazzo che è, forse ci sta a fare il Pekka dal fondo così. Forse ci sta a quanto pare, perché non è la prima volta che lo vediamo fare da Ian. E ripeto, ci sta top 1. Però non voglio che passi il messaggio che Ian stia giocando a caso sto mazzo. Sa come giocarlo e lo sta giocando come riesce a farlo workare. Qui una Tornado che... Ok, sta Tornado, forse l'ha sbagliata, questo possiamo dirlo, direi di sì. Arriva la bomba, ok, ma insomma. Arriva anche una Tronco per non prendere la hit del cacciatore. E direttamente... Va con una. Con un GR al ponte Bag perché sapeva del vantaggio di Elisir. Vediamo se arriva anche la terremoto. Arriva anche la terremoto. E forse. Qui se non fa. Ok, hai Swizz per Ian. Ma due hit arrivano. Una. Due. Senza Swizz ne sarebbero arrivate 4 e 5, raga. Però bei danni per Bag. Qui è il netto vantaggio. Non è neanche sotto di Elisir. Beh, vediamo anche questa, raga. Interessante. Qua dice di fare un barile barbarico per non prendere nessun danno dalla Swizz. Alla fine, Bag le ha le cose per difendere la mongolfiera, perché ha cacciatori, scaricuccioli, spiritello elettrico che può un attimo dare fiato per cercare di evitare la hit della mongolfiera in casi estremi, e ha anche la fireball, raga, per allontanare e per fare tanto danno alla mongolfiera. Insomma, le cose le ha... Ah no, cazzata, c'ha terremoto. Ok, il fatto che non abbia fireball qua forse potrebbe aiutare molto Ian, questo è vero. Non ha fireball, chiaramente ha tirato terremoto che l'ha sfruttata anche prima per fare danni a torre. Questo CR è brutto, raga, Questo CR è brutto. Addirittura un doppio Pekka di... Qua è ottima la situazione per Ian, raga. Perché il pescatore lo butta giù quel Pekka in fin di vita. Arriva la mongolfiera. Però sta mongolfiera l'ha sbagliata, invece. Quindi ottima la situazione, ma ha sbagliato la mongolfiera. E quindi Bag torna in pareggio di Elisir, insomma. Ok. Tesla di attesa per Ian la fa in posizione avanzata, così che non riesca... Bag a prendere sia torre sia la Tesla con la terremoto. Infatti ci fa un barile barbarico. E allora arriva ancora un Pekka dal fondo per Ian. E ancora un gigante scheletro per Bag. Giocano a specchio fra virgolette. Nel senso che ovviamente se la giocano sulla stessa lane. Quando uno fa Pekka l'altro fa gigante scheletro. Ma è chiaro che sia così. Una terremoto per Bag per fare qualche danno a torre. Perché diciamo che la sfrutta più per fare danni a torre. Perché i danni che fa sul Pekka e sulle Swizz sono molto... Cioè, direi non significativi. E qui c'è ancora un doppio Pekka, scheletro gigante di mezzo, ma qui attenzione perché è vero che farà nuovamente danni, tornado in predit per il cacciatore felato, felata, però arriva la bomba, ma ancora non basta, ma attenzione al Pekka, attenzione qua ragazzi, come è entrato Ian, due hit, non c'è che la V Fireball GG, come è entrato qua ragazzi, come è entrato qua,
come è entrato qua. Però devo dire che qualcosa qua Beg l'ha sbagliato. Qua possiamo dire che Beg qualche giocata l'ha sbagliato. Qualche GR. Meno 15 per Beg. Quindi vuol dire un più 15 per Ian, raga. Più 15 sarebbe stato meno 45. Sarebbe stato meno 45. Anche le partite di prima, quando uno fa più 21 sarebbe stato meno 39. Quando ha fatto più 17 sarebbe stato meno 43. Cioè, raga, sta viaggiando a coppe di 18 di media ogni volta. Cioè, raga, se perde una, droppa un casino in pratica. E la prossima partita sarà contro Wallace, come state vedendo, raga. Vi sto già a far vedere il profilo di Wallace, perché è un altro profilo, è un altro giocatore assurdo. Uno dei migliori in questo inizio di 2021. Sto facendo vedere le cose assurde, raga, quindi catapultiamoci in partita. Ian contro Wallace. Wallace con il mazzo 2.9 Wallbreaker. E vi spoilero, dopo ci sarà il god di Miner Wallbreaker, non Morten, un altro god di Miner Wallbreaker contro Ian. Quindi dopo avremo un'altra partita interessantissima. Tutte interessanti, Ah, e anche Wallace stava alto, stava in top 20 pure Wallace, Penso l'abbiate notato. Allora, iniziamo a commentare questo match. Ancora Ian dalla prospettiva più lontana a noi. Però, ripeto, non cambia una sega, ma lo faccio giusto notare. Allora, Tesla di attesa. Comunque, le Tesla di attesa restano una giocata che Ian gli piace fare ed è che è giusto farla, insomma. Qui Miner, pecca sul Miner. Raga, per il cycle che aveva, ci sta. Per il cycle che aveva, ci sta. La cosa interessante sarà vedere se ci manda ancora la mongolfiera dietro. E direi di sì, ce l'ha già pronta lì, Ce l'ha già pronta lì nel ditino, Ian. Vediamo, eccola che arriva. Bombardiera per Wallace. Anche Pipistrelli farà una tornado, Ian, appena potrà. Arriva una tornado. E qua deve far fireball. Qua Wallace deve far fireball, quindi alla fine è tornado che costa 3, fireball che costa 4. E forse arriva anche la bomba a torre. Dovrebbe essere arrivata. No, non è arrivata di un... Io penso praticamente di un millimetro, raga. Di un millimetro non è arrivata. Infatti Ian fa il goblin, quello lì che... Quello, raga, è un'emote fighissima. Quando sei cringiato, quando dici ma che cazzo è successo, fai quelle emote, è chiaro. Allora, qui è... Però in vantaggio di Elysir, Ian, è vantaggio di 2, come vi dicevo. Alla fine ha dovuto far fireball difensivo a Wallace, che gli è costato, diciamo, un piccolo svantaggio di Elysir, che non sarà in verità significante, perché qua comunque Tesla di attesa per... Oh, qua l'avete vista, raga. Wallace ha provato la tronco in predict per gli scheletrini, ma Ian se l'aspettava. Ian se l'aspettava e ha aspettato a fare gli stessi scheletrini. Questa è una giocata che gli faranno mille volte quando usa Arco X, che ovviamente anche Arco X, che è il suo main deck di Ian, ha gli scheletrini, e quindi se l'aspettava quella giocata. Pecca dal fondo per Ian e arriva un cavaliere con dei lancieri dall'altra lane, ma c'era ancora quella Tesla che dà una mano prodigiosa ad Ian. Non ho capito esattamente quel cavaliere dall'altra lane con quella Tesla ancora in vita, sinceramente. Sarebbe stato forse meglio farlo dalla stessa lane del Pekka per iniziare una difesa. Qua deve far... No, qui è entrato. Stava di qua, deve far farbo, ma niente, raga. Qua è entrato Ian. Ecco, qua è entrato di netto, raga, Qua proprio con tutto c'è entrato. Qui proprio easy. È la prima torre che Ian riesce a portarsi a casa senza doverla fare poi a spell negli ultimi secondi di partita. Allora, ragazzi, 30 secondi, io non so come Wallace possa recuperarla. Già che non ha quittato è interessante come cosa il fatto che non abbia quittato, perché non so come possa recuperarla. Tronco, tornado, Tesla, fireball, Ian può difendere in qualsiasi modo. Addirittura arrivano spam dal fondo di Wallace per cercare di tirare a torre più truppe possibili. Ormai, raga, però è una comica questo finale di partita, perché non può fare assolutamente niente Wallace. Quindi diciamo che questa è la prima partita che riesce a vincere. Qui addirittura una fireball che prende sia Cavaliere sia Pipistrelli, arriva anche Nate the Peck a torre. Vabbè, comunque la partita era finita, quindi GG. GG, ragazzi, Ian. Un altro più 15! Io non ci credo, raga. Wallace ha fatto meno 15, vuol dire che Ian ha preso un più 15. Cioè, raga, ma che cazzo significa? Non riesce a fare una partita dove prende almeno 20 coppe. Questo perché lui è altissimo, gli avversari si vedono che stanno in top 20, lui è in top 5 quando ha giocato queste partite, adesso è in top 1. È arrivato in top 1, quindi facendo ogni volta pochi... Ecco la partita che vi dicevo, ragazzi, ecco la partita che vi dicevo comunque. Contro Light, anche lui adesso sta in top 13 mondiale, ha pure droppato un po', quindi era più alto. Questo è il secondo profilo di Light, come vedete c'è una top 2 nel torneo globale, 100 grandiose vinte, ha solamente 2500 vittorie, come avete visto di sfuggita, e praticamente 2500 vittorie la maggior parte sono fatte sfide grandiose, perché a 100 grandiose vinte, più di 100 grandiose, perché a 100 si ferma il conto nel profilo. E allora possiamo entrare in partita. Light che usa appunto Mind Wallbreaker, come vi avevo spoilerato anche prima nel mazzo di nella partita contro Wallace, perché stanno utilizzando lo stesso deck. Diciamo che Wallace prima è stato scopato bene bene. Quindi vediamo se Light riuscirà a fare meglio di Wallace in questo matchup. Forse questo è un matchup per Ian, perché prima contro Wallace l'ha vinta veramente facilmente. Calcolate che pure per Light, in questo caso per Wallace e per il deck Mind Wallbreaker in generale, è difficile anche entrare e anche far danni contro un mazzo del genere. Ovviamente mi riferisco a quello di Ian, che ha tornado, tronco, fireball, Tesla.
ai Swiz. Non è facile, non è facile. Pecca dal fondo per Ian. Arriva un cavaliere dall'altra linea di Light. Ci mette anche gli spacca a muro. Vediamo qua se riesce a difendere. Ok, fireball di Ian. Fireball di Ian, quindi in teoria riesce a difendere Light. Ragazzi, se non avesse fatto quella fireball, poteva fare una bella tornado su tutto là e avrebbe fatto torre Ian. O forse no, forse no, perché la bomba della torre bombardiera magari avrebbe salvato. Quindi ha fatto bene a difendere, a tirarci una fireball. Diciamo, non rischiare niente, anche se è in piccolo svantaggio Ian. Quindi per adesso Light ha un vantaggio, ha un vantaggio. Non di Elisir, perché di Elisir è uno sotto, ma ripeto, quando sei uno sotto non fa differenza. Soprattutto contro Ian, che ti fa le Tesla di attesa, quindi mette 4 di Elisir in attesa. Allora arriva un miner di Light con gli scheletrini di Ian. Allora, vediamo qua se fa pecca dal fondo Ian. Probabilmente sì, lo fa a destra. Esatto. Lo fa a destra. Pecca dal fondo di Ian a destra. Allora, cavalieri per Light direttamente dall'altra lane. Quindi non dalla stessa lane del pecca. Allora forse è una giocata giusta, raga. Perché se l'ha fatta sia Wallace sia Light a sto punto dovrebbe essere una giocata giusta. Che però, con un semplice Swizz, riesce chiaramente a difendere Ian. Però arriva ancora il miner per cercare di far sprecare più l'esil possibile. Possibile a Dian, ma comunque bastava una tronco, quindi niente di che. Arriva anche la mongolfiera. Arriva anche la mongolfiera, è pronto che la tornado Ian, come vedete, per i pipistrelli. È prontissimo, spacca muro in distrazione del pecca. Tronco predict per gli scheletrini, fireball per Light. Ma guardate quanto è sotto Light, raga. Sì, ha fatto una tronco predict, ha fatto una difesa fantastica, ma è sotto di 6-7 di Elisir. Cioè, Light adesso ha 6 di Elisir e Ian c'ha un pecca in uno strone di ghiaccio in campo. Cioè, qua però deve difendere, ma basta una semplice tronco. Una semplice tornata, una semplice tronco per difendere un miner dei pipistrelli degli spaccamuro. E quindi può permettersi anche di fare una mongolfiera offensiva. Arriva la fireball per levarsi subito dalle palle quella bombardiera. E qua forse è entrato. Senza forse, qua è entrato almeno con una hit. Deve fare i lancieri per non prenderne due. Arrivano i lancieri, ma qua si prende il vantaggio Ian. Questa la sta giocando bene Ian, raga. Questa la sta giocando bene, ma io penso abbia il matchup. Io penso che abbia il matchup. Quando sei un buon player, questo matchup a mio parere lo vinci. Anche perché se sta vincendo contro Light. Però la partita non è finita, ragazzi. La partita non è finita perché abbiamo sempre Mohamed Light. Forse uno dei player più forti, anche lui come Wallace, di questo inizio 2021. Ma anche nel 2020 lui ha vinto una season. Ha fatto top 1 mondiale a inizio 2020, in ladder. Ovviamente col miner, lui è miner god. E ha giocato anche la CRL asiatica, Mohamed Light. Infatti Kix Light starebbe per Kix, che è il team asiatico con la quale ha giocato la CRL. Allora. Stavo perdendo leggermente in chiacchiere. Arriva sempre al pecca mongolfiera di Ian, che difende sempre con una torre bombardiera, non al centro, ma ovviamente un po' spostata sulla sinistra, se no la mongolfiera non devia. Non devia o non devia? Questo è un dubbio amletico. Non devia o non devia? Perché qui si può dire in tutti e due modi, secondo me. Ma che cazzo, io mi perdo in queste cazzate. Che poi una cazzata non è, l'italiano è importante. Allora, qua tronco e predict per gli scheletri. Però arriva una Tesla per non rischiare niente. Ma qui Light sta facendo danni. Qua in verità è anche in vantaggio. Arriverà ancora il push sulla sinistra di Ian con mongolfiera e tornado. Prima tornado per levarsi subito pipistrelli e poi la mongolfiera. Arriva anche la fireball sui lancieri. No, sulla torre bombardiera. E qua forse non può difendere. No, qua c'è un'altra bombardiera che però il pecca decide di hittarla. Ma si è difeso. Quindi raga, 7,70 per la torre di Ian e 7,30 per la torre di Mohamed Light. Qua non riesce a fare nessun danno se non con la tronco. Quindi 105 di danni per la tronco sulla torre di Ian. Arriva una bombardiera che devia, ok. Ora ho detto devia, prima ho detto devia. Devia forse è meglio. Insomma raga, l'ha vinta. 305, arriva la bomba. Oh, ma come ha vinto però? 50 di... No. È rip questo per Mohamed Light. Oh, più 31 per Ian. Qui finalmente è riuscito a vincere un po' di coppe Ian. Infatti l'abbiamo visto che prima Light non stava a record stagionale e si vede che ha perso 30 coppe. E insomma, raga, bomba. Adesso abbiamo l'ultima partita del video, contro Anaban. Questa forse è la partita che l'ha fatta arrivare in top 1, non lo so. Non so con quale ordine ve l'abbiamo mostrato, ma abbiamo la partita contro Anaban che sta in top 33. Uno fra i più bassi adesso, fra virgolette, abbassi una sega, raga. Sta a 200 coppe di drop. Ian non c'è neanche bisogno, sì Ian, Anaban non c'è neanche bisogno che ve lo mostri. 4 top mondiali, in verità ne ha 5, però su questo profilo ne ha 4, ne vedete 3 perché dopo 3 posizionamenti si fermano nel profilo, ma ne ha 4 su questo account di top 1 mondiali. È l'unico che ha così tante top mondiali nello stesso account. Ovviamente c'è Egor, Pompeo che ne hanno 5-6 diversi account e quindi non riescono a flexarle nello stesso account. Invece Anaban riesce a flexarle nello stesso account. Anaban che sì, voi direte, ma perché lo stai chiamando Anaban? C'è scritto Julia. Lasciamo perdere.
Allora, Yulia che... Eh sì. Araban che ha chiaramente fatto uno snipe, perché sta usando un mazzo con il quale non l'ho mai visto io, Araban. Un mastino con neanche un classico Lavalun. Addirittura Lavalun con guardie, fulmine, frecce e lapide. Vabbè, lapide nella Lavalun c'è. Non sempre, però. Dipende che versione di Lavalun. Questa è una versione molto strana, in verità. Secondo me, qua ha tirato un bello snipe, Araban. Perché se ci pensate, non ha molte cose per difendere il deck di Araban, in questo caso Ian. Ha solamente una Tesla, una Ice Wiz, una Tornado. E una Fireball neanche troppo, cioè... Non ha molte cose. Se contiamo il fatto che ha pure la Fulmine, che adesso può fare una Oh, bruttissima Fulmine! Avessi aspettato che la Tesla prendesse il mastino, poteva fare sia Tesla sia Ice Wiz con quella Fulmine. Invece niente, l'ha sbagliata. Allora Ian decide subito di partire con un Pekka dal fondo, cercando di sfruttare questo errore da parte di Araban. Qui, errore... Madornale di Araban, raga, madornale. Ovviamente, raga, inizio season, Araban fenomenale, inizio season, sono partite, cioè inizio season, metà season. Qui comunque riesce a difendersi, qui comunque riesce a difendersi con quel drago inferno. Ian, diciamo che anche lui ha fatto un errore. Quella tornado ci poteva sta, però in verità no, non c'è stata, quindi è un errore. Va bene, va bene, va bene. Qui come difende, raga? Fa una Oh, interessante sta difesa. Mongolfiera a distrarre le Swiz e una e degli sgheri dietro. Però lapide è failata. Altro fail. Altro fail qua, ragazzi. Altro fail. Arrivano due hit sulla torre di Ian con la mongolfiera e una sola hit per la mongolfiera di Araban. Quindi qui Ian ha un vantaggio. Raga, penso che siamo tutti d'accordo nel dire che al matchup... stava a richiamarla Yulia. E al matchup Araban. Anche perché l'ha sniperato. L'ha sniperato sicuramente. Però con quella fulmine sbagliata, con quella lapide sbagliata, insomma. Allora, anche se non avesse sbagliato la lapide e la mongolfiera avesse girato sulla lapide, avrebbe preso comunque una hit. Quindi danni ne avrebbe presi lo stesso Araban, ma non due hit. Due hit, raga, della mongolfiera fanno male. Da una a due c'è grande differenza. Grazie al cazzo, direte voi. Qua fulmine. Vediamo però se riesce a difendere... Arriva un'altra Tesla. Tornado forse anche. È un po' come difende qua, ragazzi. È ottima quella Tesla che ha scopato il drago inferno. Frecce per togliere le Swiz. Buone queste frecce di Araban. Fireball e si è difeso. Fireball e si è difeso. Ma non è facile, raga. Questa... Allora, tralasciando gli errori che stanno facendo entrambi i player, è molto equilibrata come partita. Anche se non dovrebbe essere, ripeto. Qua Araban ha tirato un bello snipe, quindi... In teoria nei piani di Araban avrebbe dovuto vincere questa partita facilmente. E non sta andando esattamente così. Lapide forse ancora filata? No, stavolta no. Questa ottima di lapidi. E quindi riesce a non prendere alcuna hit. Forse la bomba arriva? No, con gli sgheri non dovrebbe arrivare. Oh, tornadazzo, forse la bomba arriva? Raga, vediamo se è arrivata, eh. È arrivata la bomba. Fulmine di Araban. Non arriva la bomba della mongolfiera di Araban. Tornado, scusate, fireball. Scheletrina a distrarre tra l'inferno. E tronco. La tronco fa 105 e quindi si porta a casa la partita così, Ian. Addirittura il BMing di Ian che ci sta. Meno 39 per Araban, quindi più 39 per Ian. E con questa partita forse si è portato primo al mondo. Queste sono state le partite. Io non ho più voce perché sto parlando ininterrottamente da mezz'ora. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che questo deck, che non ho ancora capito esattamente come possa funzionare in top 1 mondiale, vi sia piaciuto, ma non lo so, ho dei dubbi sul fatto che vi possa piacere questo mazzo. Però raga, dai, io ve l'ho mostrato perché appunto un mazzo del genere, partite del genere in top 1 mondiale meritavano di essere viste. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, ve l'ho già detto, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Seguitemi su Twitch per non perdervi le mie live quando gioco, perché anch'io gioco. Oggi vi ho mostrato delle partite, ma anch'io gioco. Mi raga vicchio, ma penso lo sappiate. E ovviamente non sono ai livelli di questi giocatori, ma insomma, dettaglio. Ragazzi, io vi ringrazio come sempre per il supporto. Ci becchiamo ad un prossimo video. Seguitemi sui social, l'unica cosa importante da fare. Seguitemi sui social. Ciao ragazzi. Ciao, ci sentiamo nei commenti. Bella.